ご旅行の際にはぜひオービタルエアをお選びください。二度とその面見せんじゃねえぞ。Designated parking spots may lead to theft or electronic tampering. Oh, problema qui!
ません。Finalmente ho recuperato abbastanza Eddie da pagarti. Tieniteli per ora. Ne hai più bisogno di me. Non intendo portarmeli nella tomba, Vic. Prendi. E grazie ancora per avermi fatto tutti quei lavori senza aver visto un Annie. Gli amici servono a questo. Stavo pensando di sostituire del cromo. Hai qualche novità? Da un'occhiata. Stavo pensando di... Da un occhio.
Mi sembri un po' teso, bello. Ti interessa una BD da sballo? Certo, ok. Aspetta, prima le regole della casa. Qualunque registrazione non autorizzata sarà severamente punita. Niente droghe e niente palpatine. Se qualcuno ti attira, tieni le mani a posto. Lo cerchi nel catalogo, prendi una BD e vai in un cubicolo. Ti sembro così inesperto? Secondo te non lo so. La porta è aperta. Divertiti, bello. Benvenuto a Lizzy's. Ma che bel faccino che hai! Credo che l'ha già mollata. Ah, sai che sorpresa. Dipende da cosa ti piace. Ciao. Prendi qualcosa? Cosa c'è sul menù? Cosa c'è sul menù? Sto cercando Evelyn Parker. Sai se è qui? Chi lo vuole sapere? Qualcuno che dà mance abbondanti se ottiene le risposte che cerca. Apprezzo il pensiero, davvero. Ma mi sa che non sono pagato per parlare. Il contrario, in realtà. Tutto a posto, Matteo. Lo stavo aspettando. Evelyn Parker. Ho capito chi eri appena hai messo piede qui dentro. Senzon, è l'unica tequila che bevo. E tu come lo sai? Mi piace sapere tutto delle persone con cui tratto. O forse ho solo tirato a indovinare. Perché siamo qui? C'è un motivo preciso? A dire il vero, questo posto non mi sembra proprio da te. Lo prendo come un complimento. Vieni, so dove possiamo parlare al riparo da orecchie indiscrete. Siamo nella lounge, Matteo. Se qualcuno chiede di noi, non ci siamo. Cosa non c'è niente. Fare una davvero. Ragazza arrapata come non mi dici la verità? Te l'ho detto. Dax mi ha parlato molto di te. Ha detto che sei professionale, efficiente e affidabile. Spero che non abbia esagerato. Sono bravo in quello che faccio. Ho una squadra capace. Non ho mai fallito un lavoro. Ti rendi conto che qui non si tratta di svuotare data terminali di strada? Mi aspetto molto, molto di più. Sono il migliore e so quello che faccio. Dex è stato chiaro. È un lavoro ad alto rischio. A proposito, lavorate insieme da tanto, tu e Dex? Stai scrivendo la biografia di Dex? Mi spiace deluderti, ma non so molto. In altre parole, vi conoscete appena. Eppure ha affidato a te questo lavoro. Bizzarro. Ok, veniamo al punto. Che cos'hai per me? Il tuo obiettivo. Immagino che tu sappia cosa sia. Il Relic. Un chip del programma assicura la tua anima, il componente principale. Abbiamo a che fare con la Rasaka, il che rende il tutto un lavoro fottutamente pericoloso. La Rasaka ha investito milioni nella tecnologia di trasferimento della personalità, ma a me interessano solo i dati. Il chip è nascosto nel Compeki Plaza, l'hotel. Ci sei mai stato? L'hotel corporativo di lusso? Direi di no. Troppo caro per le mie tasche.
L'arredamento è veramente fantastico, come potrai vedere. Dov'è nascosto esattamente il chip? In una suite all'ultimo piano. La stanza è occupata da Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? È in città? Non leggi i Quotifax? I media non fanno che parlare dell'arrivo di Yori a Night City. La notizia è ovunque. Comunque, è il legittimo erede dell'impero Arasaka, l'unico figlio rimasto di Saburo Arasaka. Aspetta, quindi Arasaka Junior prenderà le redini della corporazione mentre è a Night City? Pochi a Night City sono a conoscenza dei veri piani degli Arasaka. E tu sei una di loro? Senti, se hai altri assi nella manica, questo è il momento di calarli. Ah, questa ti piacerà. Yorinobu ha rubato il chip da un laboratorio dell'Arasaka. Ha fatto un patto con la Netwatch. Vuole venderglielo. L'hai visto, l'asso? O devo farti un bel disegnino? Bene, quindi niente sicurezza dell'Arasaka sul dispositivo, visto che Yorinobu l'ha rubato in segreto. E lui dove lo nasconde? Probabilmente in un contenitore speciale, in grado di ricreare un ambiente neurale. Da fuori potrebbe sembrare una normale valigetta. E la valigetta è? Lo scoprirai presto. Sì. Ok, e ora? Ora viene la parte migliore. Seguimi. Ho qualcosa che dovrebbe aiutarti a pianificare. Una brain dance girata al Compeki Plaza. Che me ne faccio di una brain dance? Mi servono dettagli, non emozioni. Credi che le BD servano solo a strizzare tette virtuali? A smanettarsi nei cubicoli? No. Possono essere molto utili. Non mi interessa. Sono ottime per analizzare dettagli che vanno oltre la percezione umana, per quanto potenziata. Proprio quello che ti serve. Cosa c'è nella BD? La suite di Yorinobu, i meravigliosi interni. Il relic dovrai trovarlo tu. Spero avrai abbastanza dettagli da rendere la cosa fattibile. Aspetta, vuoi dire che l'hai registrata tu? Mm-hmm. Impianto di registrazione BD. È un problema? Sulla registrazione c'è la stanza di Yorinobu. Vuol dire che eri lì. Lo conosci di persona? Come credi che abbia avuto le informazioni? Direi che lo conosco piuttosto bene. Abbiamo un accordo, strettamente professionale. Soddisfa entrambi, credo. Vediamo la brain dance. Judy ci aiuterà. È una mox anche lei. E ci conosciamo da anni. V, è importante. Judy mi ha sempre parato il culo. C'è sempre stata per me. Mi fido di lei. Ma è una mox. Non un membro della tua squadra. No, no, almeno il doppio. Tienilo a mente. È il minimo. Quindi fai il bravo. Baci piano. E tieni a bada la lingua. Io sto insultando te. Rilassati. Che tu ci creda o no, so comportarmi. Sul lavoro e non. Eccovi qua. Questo è V. È qui per quella BD. V? Questa è Judy, il miglior tecnico di brain dance che io conosca. Smettila, altrimenti vomito. Attrezzatura notevole. Serve tutto questo per processare le brain dance? Mm-hmm. Analizzatori, amplificatori sensoriali, monitor di onde acustiche ed emotive, convertitori di espressioni facciali. Judy. Va bene, va bene. Ho sistemato la BD, Ev. Che ne dici? Funzionerà? È ancora un po' grezza, ma sì, dovrebbe andare. L'importante è che V possa immergersi in profondità. Certo, calibriamola su di lui. Ho visto di peggio. Cioè, dovresti vedere i porno di Jig Jig Street con cui a volte abbiamo a che fare. Quindi facciamo entrare V? Potrà vedere e frugare in giro, giusto? Che ne dici, V? Una brain dance grezza. Le hai mai provate? Conosco le BD, ma quelle grezze...
Sono territorio inesplorato. Rilassati, ti spiego tutto. È meno complicato di quello che sembra. Siediti, mettiti comodo e ti prepariamo all'immersione. Devo creare il tuo profilo sensoriale. Ok, inizia pure. Ma giurami che non fa male. No, non questa volta. Non muoverti e guardami. Avvio il software di analisi. Dovresti sentire un leggero formicolio. Ok, ora regoliamo l'ottica e gli altri segnali sensoriali. Guarda fisso quei due schermi. Fa finta di essere dall'oculista. Dovrò ripetere il processo di calibrazione ogni volta? Non necessariamente, ma vale la pena di aspettare. Dammi ancora 2 minuti e vedrai cosa può fare l'analisi della PD. Ancora un attimo, devo attivare gli inibitori di dolore. Ok, ci siamo. Devo testare il tuo profilo. Avvio una BD standard. Puoi usarla per fare pratica con l'editor. Ora vediamo dove potremmo. Non può usare la mia registrazione, perché perdere tempo? Per non rischiare la pelle. Ci vorrà un attimo. Ho qui qualcosa. Dovrebbe essere perfetta. Avviala. Prima ti faccio provare la versione su misura, così ti orienti un po'. Poi passiamo alla modalità modifica. Immersione fra 3. Il piano è semplice. Non fare cose strane. Vai dentro, prendi l'incasso e vendiamo la BD a quegli psicosvitati dello studio. Capito, capito. E ricorda, tutto a piano ritmo. Ci pagano di più per una botta d'adrenalina. Ok, ora vai. Tutti a terra! Voglio vedervi baciare il pavimento! I soldi! Ora! O giuro su Dio che ti sparo in faccia! Io... Muoviti! O ti faccio saltare la testa! Ormonali. Non è successo niente, sei vivo e vegeto. È stato troppo. Ho sentito... Sentivo il suo dolore, il suo stress, la sua speranza. Speranza mi sta qualcos'altro. Si sarà fatto un booster prima di entrare. Te la caverai. È tutto pronto. Adesso passiamo alla modalità modifica. Interrompo il collegamento alla matrice sensoriale dell'autore. Così puoi guardarti in giro liberamente. L'intera scena è tua. In modalità analisi hai il pieno controllo della visuale. Puoi spostarti, zoomare e fare tutto quello che vuoi. È come una piccola sandbox. Quindi, modalità analisi, controlli la riproduzione. Puoi anche mettere in pausa se serve. Richiama la console per riprendere. Prova. Il piano è semplice. Non fare cose strane. Vai dentro, prendi l'incasso e vendiamo la BD a quegli psicosvitati dello studio. Capito, capito. Da paura, vero? E non è tutto. Puoi anche accelerare o mandare indietro a tuo piacimento. Prova. Torna indietro, fino all'inizio.
poi tu solo le dettagli risolvisti meglio ok, perfetto, adesso manda avanti veloce. Il piano è semplice, non fa strane, vai dentro, prendi l'incaso e vediamo la finita fino a io. Ok, puoi anche resettare la registrazione, così facendo tornerai all'inizio. Prova. Adesso viene il bello, il vero motivo per cui sei qui. In modalità analisi puoi vedere e scansionare i dettagli dell'ambiente registrati dall'autore della BD. Concentrati sul ferro, la pistola che il coglione riceve dal suo amico all'inizio. Ora scansionala. Il piano è semplice. Non fare questa ma niente, prendi caso e vediamo la finita. Ci pagano di più per una botta. Perfetto. Continuiamo. Adesso ascolta. In modalità analisi puoi sentire suoni e conversazioni sullo sfondo, se l'autore era abbastanza vicino. Questa tecnologia registra tutto, ogni minimo dettaglio, anche le cose di cui l'autore non si è mai reso conto. Per vedere le fonti dei segnali sensoriali registrati, passa al livello dell'audio nell'editor. Vai, prova. Ok, ora dovresti vedere vari segnali sonori nel negozio. Scegliene uno e concentrati su quello. Ok, cazzo! Vai, pezzi di merda! Tu fai il rifornimento e io prendo la cassa. Perché non vai a prenderlo in culo? Allora, che ti pare? Incredibile. Sul serio, è come se stesse succedendo qui e ora. È così che funzionano gli impianti per registrare le BD. Rilevano tutti gli elementi sullo sfondo. Poi il tecnico li regola, li mette in risalto. Continua a giocare con i suoni, esplora un po'. Quando ti stufi, continuiamo. Tu fai il rifornimento, io prendo la cassa. Che non vai a prenderlo. Ok, oggi c'è un'offerta su due gusti. Curry e... A terra! Tutti a terra! A volte in modalità grezza puoi analizzare i livelli extra, tutto quello che il cyberware dell'autore ha registrato. Tipo? Eva ha un'ottica Kiroshi che rileva gli infrarossi. Quindi nella sua registrazione puoi vedere i segnali termici. Oh, che figata! Adesso aspetta finché il tizio non stende l'idiota al bancone. Voglio vedervi baciare il pavimento! La scansione funziona anche sulle persone. Avvicinati alla tizia ferita. Prova a scansionarla. Ok, continuiamo. Vai alla parte in cui il nostro artista si becca un'iniezione di piombo. Ora! Oh, giuro su Dio che ti farò faccia! Sì, cosa ti muovi? Oh, ti faccio saltare la testa! Visto? Gli sparano e lui non saprà mai chi è stato. Ma tu sì. Adesso arriva. È la mia parte preferita. Vedi la lucina sopra l'ingresso? Telecamera di sorveglianza. Avrai inquadrato chi ha sparato. Lo vedrai tra un attimo. È collegata allo schermo dietro al commesso. Torna quando lo schermo è nel campo visivo del ragazzo. E scansionalo.
È stato il suo ciumba a sparargli. Aveva in mente tutto fin dall'inizio. Una BD come questa gli avrà fruttato un bel gruzzolo sul mercato nero. Gli schizzati pagano fior di quattrini per una flatline in diretta. Comunque, se hai visto abbastanza, puoi uscire.